si è svolto nella mattinata di sabato 17 settembre presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Castelmorrone l'incontro organizzato dall'amministrazione comunale nell'ambito della settimana europea dedicata alla mobilità sostenibile. Un incontro che ha visto la partecipazione degli studenti delle classi seconda e terza media e che ha trattato il delicato tema della mobilità sostenibile, un argomento di stretta attualità che quest'anno aveva come slogan «In città senza l'automobile». Infatti sono state illustrate dai relatori le varie possibilità che ci vengono offerte per evitare di girare o giungere in città con le autovetture. Possibilità di utilizzare mezzi ad emissioni zero come biciclette, autobus elettrici e addirittura, perché no, muoversi a piedi. Un evento che ha visto la partecipazione del dirigente scolastico professor Antonio Fusco, dell'assessore alle politiche giovanili Nicola Fierro e del sindaco Pietro Riello, che nella sua veste di primo cittadino morronese e consigliere provinciale si è raccordato con l'ente provincia per far sì che arrivasse anche l'Euromobile, ossia il pulmino dell'ufficio Europa provinciale, che oltre a distribuire delle interessanti pubblicazioni, nell'ambito della settimana europea della mobilità sostenibile ha donato all'ente municipale morronese una bicicletta, che presa in consegna dal sindaco Riello è subito entrata a far parte del parco automezzi dell'ente. Un automezzo particolare, come si è subito apprestato a dichiarare il primo cittadino Riello, in quanto ecologico e ad emissioni zero. Un incontro che infine si è concluso con la classica foto di gruppo e con la viva speranza che nelle menti degli alunni abbia lasciato il segno.